Benvenuti alla 66ª puntata di Pillole da Montecitorio. Ci riferiamo alla settimana che va da lunedì 18 a giovedì 21 ottobre. Settimana anche questa non certo ricca di impegni. Infatti abbiamo cominciato lunedì pomeriggio con la discussione generale su tre provvedimenti. Uno è il decreto legge di delega al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali. Perché vi ho letto l'intero titolo? Non per un fatto burocratico, ma perché si capisce da sé che quelli che dovrebbero essere dei provvedimenti concentrati su un'unica materia in realtà sono diventati, per abitudine del governo, provvedimenti carrozzone, cioè si parte con un argomento e poi di volta in volta nel corso dell'esame parlamentare ci si aggiunge qualche tema attraverso emendamenti e correzioni. Non a caso questo è proprio il motivo per cui questo provvedimento è alla settima lettura del Parlamento, è passato e transitato più volte tra Camera e Senato ed in particolare questo provvedimento è stato rinviato alle Camere con un messaggio motivato dal Presidente della Repubblica proprio perché, diciamo, vi era da una parte una materia materie disomogenee e peraltro per rilievi di carattere tecnico-costituzionale. Comunque, il seguito della discussione generale è andato su altre due mozioni, sulla mozione riguardante iniziative volte alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e l'altra, l'ultima, la mozione a prima firma Zampa, che è una deputata del Partito Democratico, così come la mozione sulla TAV era di Esposito, anch'esso un deputato del Partito Democratico, quest'ultima mozione concerneva iniziative a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Martedì si è cominciato, dopo le interpellanze che si sono svolte alle 11.30, come di consueto la seduta la mattina è dedicata a interpellanze e interrogazioni, si è passate all'esame, al voto dei diversi provvedimenti con due questioni in più. La prima è l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Pietro Lunardi nella sua qualità di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pro tempore. Questa domanda di autorizzazione che è arrivata dalla magistratura non è stata né respinta né approvata, ma è stata rinviata in commissione con decisione della maggioranza e il parere contrario dell'opposizione. Si è poi passati alla pregiudiziale sul provvedimento di delega al governo di cui vi ho letto il lungo titolo prima, è stata respinta la pregiudiziale e poi è iniziato l'esame degli emendamenti presentati ai vari articoli e il provvedimento nella serata di martedì è stato approvato. Mercoledì in mattinata si è iniziata la discussione e la votazione sulle mozioni, nonostante siano state presentate mozioni diverse su ciascuno degli argomenti, poi si è trovato un accordo e su ambedue le mozioni si è trovata una forma unitaria per cui sono state approvate all'unanimità. Il mercoledì poi vi è stato il question time e la giornata di giovedì è stata dedicata alle interrogazioni e interpellanze. La settimana prossima sarà una settimana ancora senza particolari provvedimenti rilevanti. Questa dimostrazione del fatto che un po' la situazione politica all'interno della maggioranza di fatto sta sterilizzando quel po' di produzione legislativa che c'era prima e poi anche la nota posizione del ministro Tremonti, ministro dell'economia Tremonti, di non coprire sostanzialmente nessun provvedimento legislativo che non siano decreti legge e provvedimenti del governo con le giuste coperture impedisce sostanzialmente che l'attività legislativa si svolga nelle commissioni e quindi poi possa arrivare in aula. Un bel problema perché dopo la prossima settimana ci sarà la settimana tecnica di pausa perché la finanziaria arriverà in commissione bilancio alla Camera, ma poi da qui, superata la finanziaria, davvero bisognerà capire di che cosa dovrà occuparsi, che cosa dovrà fare la Camera e presumo anche il Senato, perché il combinato disposto dei problemi all'interno della maggioranza e la decisione del ministro Tremonti di tenere le cinghie tirate sulla spesa stanno veramente mettendo in difficoltà il lavoro parlamentare. Ma ovviamente ce ne racconteremo in futuro. Per il momento vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.